La vera attrazione di Venezia non è tanto sta merda che vedete in giro, è capire come gli indiani fanno a lanciare i pochi di viola in alto. Guarda, guarda, eccolo, eccolo. Bah! Chi è? Tu? Lascia mio. Uno. Tu sei il migliore. Per gli oggiaggiari dove bisogna andare? Tutto rotto. Come sta succedendo di nuovo? Aspetta, aspetta, voglio rifarlo. Lo prendo. Il tuo amico però faceva due. Facciamo due? Ce ne hai due? No, non ce li ho due. Allora facciamo così, c'ho un po' di monetine. Più o meno saranno 2 euro. Ok? Va bene? Okay. Va bene? Niente. Yeah. No, faccio. Grazie. Ciao. Era tipo 50 centesimi moneta da me. Un centesimo. Trafantolo ce l'abbiamo. Ok, adesso eccolo. Bisogna capire come cazzo farlo funzionare. No, dimmi che. No, ma è da configurare. Cazzo, forse era il caso di farlo configurare. Vabbè, lo facciamo configurare un altro. A un altro? Gli fa. Poi sono comunque rivenditori autorizzati, cioè nel senso. C'è una mafia alla fine dietro, no? Forse è il caso di chiedere per l'assistenza a lui. No, mi sa da pur questo. Guarda come prova a fare del selling. Cazzo, è un vero seller. A pur. L'ho comprato da te. Questo qui. Come funziona? Ah, sì. Oh, wow. Giro? Wow. Come si fa? Da che parte? No. Ah, no, vedi. No, sì, no, beh. Fai? Ah. Oh! E poi? Amazing. E poi? Devo fare un po'. No, poi te dai. Wow, l'ha lanciato! Grande. Aspetta che proviamo tutti gli effetti sta ceppa. Oh! Grande pur! Oh, fra! Non mi ha insegnato l'atterraggio. Fammi provare, fammi. Ma come si. Vedi, non sei capace. Ma pur come fa adesso? Yay! Yeah. Comunque io non sono per niente schiavo del marketing, zero. Sia chiaro. Che non mi si dica che spreco i soldi.